SIGEP 2019, il nostro percorso itinerante all'interno dei corridoi di questa fiera riminese giunta ormai alla 40ª edizione continua. Ci troviamo allo stand di Caffè Izzo e siamo in compagnia di Alex Izzo, parte della proprietà e responsabile commerciale per la divisione vending. Ciao Alex e direi benvenuto. Grazie e buonasera a tutti, volevo salutare tutti. Siamo arrivati al SIGEP con numerose novità. La prima, una macchina a 6 gruppi, è attualmente la macchina più grande al mondo e dà la possibilità di lavorare anche parzialmente solo con 3 gruppi. Questo permette, diciamo, di soddisfare le esigenze dei clienti in fasce orarie ben precise della prima colazione magari per un'affluenza maggiore e continuare la giornata magari solo con 3 gruppi. Oppure questa macchina viene utilizzata per chi vuole insegnare a fare il caffè e quindi di conseguenza dedichiamo 3 gruppi al maestro dell'espresso e 3 gruppi all'allievo. Un'altra novità importante è che quest'anno noi compiamo 40 anni di attività e siamo molto, diciamo, liti di dirlo a tutti, perché comunque c'è un'esperienza e c'è un know-how alle spalle di questa azienda tramandato da mio padre e poi sono io la seconda generazione e volevo sensibilizzare un po' le persone che per quelli che sviluppano questo settore da molto tempo hanno una certa conoscenza del caffè e volevo dire, insomma, non siamo improvvisati. Beh, questo lo sapevamo, il mercato ormai lo sa perché ha imparato a conoscere il brand Izzo Caffè. Alex, alle tue spalle ci sono degli scatoli blu che rappresentano un po' la novità dell'anno per Caffè Izzo. Che cosa sono? In realtà, dato che noi eravamo molto bravi nel settore Reca e siamo ancora bravi nel settore Reca, la nostra clientela che consumava il nostro caffè al bar ha chiesto, diciamo, un caffè per la casa. E lo chiedeva per la casa, per l'ufficio e abbiamo realizzato ovviamente il settore vending, o meglio del monoporzionato, con cialda ESE 44 mm, con varie compatibili per quanto riguarda le capsule. Ci saranno, arriveranno nuovi formati come la compatibile da dolce gusto, Caffitali e Bialetti e continueremo ad investire in questo settore del vending che ci sta portando numerosi risultati. Infatti il nostro stabilimento è aperto 16 ore al giorno proprio per soddisfare le esigenze della nostra clientela. State crescendo moltissimo, Ale. Sì, quest'anno abbiamo registrato un 110% di incremento, quindi un poco più del doppio e contiamo di chiudere il 2019 il 300% di incremento. Bene, e noi ne sapremo di più naturalmente attraverso gli schermi di orecanews.it e di orecatv.it prossimamente. Alex, qual è la casella di posta elettronica a cui loro possono scrivere nel caso in cui desiderino maggiori informazioni o sulla nuova macchina a 6 gruppi o proprio sul prodotto monoporzionato di cui parlavi poco fa? Possono scrivere ad info@gruppoizzo.it, ovviamente in base alla richiesta sarà smistato al referente che si occupa di quel settore. E allora, amici, noi continuiamo, saluta pure tutti loro. Buonasera a tutti e buon caffè Izzo a tutti. Noi ci fermiamo per un caffè generosamente offerto dall'amico Alex. Voi restate lì perché tra poco arrivano altre novità documentate con microfono e telecamera qui al 40esimo SIGEP, l'edizione 2019.